È chiaro che mostrare un grande spettacolo di pubblico, di spiaggia dorata, di mare alle spalle, azzurro per quando ci sarà luce ancora, con grandi ospiti, rappresenta un messaggio alla nazione di grande importanza. Mi permetta una piccola sottolineatura, avendolo avuto io in casa, un padre che è stato all'estero per lavoro in anni più difficili per questa regione, voglio dire che questa manifestazione secondo me sarà un grande riconoscimento ai tanti abruzzesi che sono andati all'estero e che con le loro rimesse hanno tenuto il tessuto produttivo di questa regione in piedi e che oggi vedono quelle tradizioni che hanno sempre narrato tornare alla ribalta nazionale. Sarà una vetrina eccezionale perché il concertone della Notte dei Serpenti andrà in prima serata Rai nei giorni successivi all'evento. Ma la cosa che mi interessa più è la ricerca culturale e questa rinascita delle nostre tradizioni identitarie e culturali che tramite la canzone, il ritmo, il riarrangiamento dei testi ci porta a competere con tutte le altre regioni, prima tra tutte la Puglia, che hanno fatto di questo segmento di offerta turistica un grande attrattore.